Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, eccomi qua con la seconda stagione di Slasher. Nel video prima di questo, infatti, avevo fatto la recensione della prima stagione dove c'è la tizia che abita nella casa dove hanno ucciso i suoi, bla bla bla. Se vi interessa, andatelo a vedere. Oggi invece parleremo della seconda stagione, che è molto diversa rispetto alla prima. La seconda stagione parla di un gruppo di ragazzi che lavora in un campo estivo. Sono appunto 5 ragazzi, se non ricordo male, vanno tutti d'accordo tra di loro, sono tutti amici e passano questo lavoro tranquillamente. E però arriva una nuova ragazza che farà parte del gruppo. All'inizio sembra una ragazza molto simpatica, infatti tutti cercano di farci amicizia, di appunto instaurare un bel rapporto con lei, però appunto poi si scopre che lei è una ragazza che pur di essere amata da tutti, cerca di creare zizzanie per essere appunto quella che primeggia, diciamo, quella che appunto deve stare sul piedistallo, ecco. Comunque, ne fa così tante di cattiverie che non appena tutti scoprono il suo vero essere, si arrabbiano così tanto che finiscono con l'ucciderla. Ovviamente non è uno spoiler perché comunque si vede proprio subito questa cosa. La uccidono e la nascondono nel bosco e vivono poi di nuovo tranquillamente la loro vita come se nulla fosse successo. Dopo 5 anni arriva la notizia che nel bosco in cui hanno nascosto il cadavere dovranno fare dei lavori e quindi potrebbero trovare il corpo. Essendo che comunque loro non sono stati attenti tipo a lasciare segni, magari c'è qualche indizio di DNA, qualche capello, cioè qualsiasi cosa. Decidono allora di andare di nuovo in montagna, questa volta in inverno così almeno non ci sarà nessuno, e appunto prendere il corpo e distruggerlo in modo tale che non ci possono essere indizi che porteranno a loro. Si organizzano, fanno questo viaggio e arrivano nel bosco. E apparentemente, come loro credevano, dovrebbe essere con nessuno, quindi isolato, però invece si ritrovano in una baita con un gruppo di persone che li accoglie e li fa restare da loro perché comunque, se non ricordo male, c'è una bufera. In pratica in questa baita c'è una specie di comunità dove ci sono tutte le persone che magari hanno avuto un passato un po' pesante, diciamo, e quindi tipo cercano di ripulirsi da tutti i loro sentimenti negativi. Per loro questa cosa è un gran problema perché devono nascondere un cadavere, come fanno con tutta questa gente? E quindi appunto cercano di trovare un modo per sgattaiolare fuori e andare a cercare il cadavere. Finalmente ci riescono quando però, arrivati al punto in cui il cadavere era nascosto, si accorgono che non c'è più. Da quel momento iniziano ad accadere ovviamente un sacco di omicidi. Ce ne sono alcuni un pochino violenti, tra cui uno che faranno tipo inquadrare per un quarto d'ora, tipo, che appunto è il più impressionante. Comunque sia, iniziano appunto ad uccidere sia persone del gruppo della baita che del gruppo dei ragazzi. Quindi comunque, essendo che gli omicidi sono iniziati proprio quando sono arrivati i ragazzi, intanto diciamo che loro saranno i primi sospettati e saranno tutti contro tutti perché sanno che è molto probabile che uno di loro sia il killer e quindi cercheranno comunque di investigare, saranno tutti che si andranno contro, anche gli amici litigheranno e si incolperanno tra di loro, cioè succederà proprio un manicomio. Personalmente penso che l'inizio, cioè non si capisce chi è il killer, lo fanno capire verso metà della serie, almeno io l'ho capito a metà della serie e quindi questa cosa a me ha dato un po' fastidio perché comunque poi cadeva un po' sul ridicolo. Magari facciamo una cosa, per adesso non vi dico chi è il killer, poi però ve lo devo dire per forza, quindi appena io vi dirò che sto facendo lo spoiler, ve lo dico appunto così staccate il video se non volete sapere chi è il killer e almeno staccate il video. Altrimenti continuate a seguirlo. La storia mi ha appassionato molto anche perché comunque non si concentra su un solo personaggio, ma per di più comunque parla un po' di tutti. Infatti comunque penso che sia più corretto dire che i protagonisti sono un po' tutti, non una sola persona in particolare. Comunque ve la consiglio di vederla perché comunque io ho sempre detto che la prima è la mia preferita, però comunque questa qua mi è piaciuta anche, poi ho visto finire la terza e mi è piaciuta anche la terza, quindi sì, è una serie che magari c'è gente che dice che è un po' banale, cose così, però alla fine i film sono all'infine sempre gli stessi, cioè nel senso ci possono essere delle trame, però comunque la maggior parte
Non è che c'è più chissà che inventiva, però comunque alla fine la sceneggiatura è fatta bene, mi piace anche come recitano, magari ci sono alcuni discorsi che magari alla gente non interessa niente, ma vabbè, però è comunque fatta bene. Adesso appunto parliamo del killer, della sua identità, quindi spoiler, se non vi interessa staccate il video adesso e vi saluto, altrimenti guardatelo perché a me ha fatto troppo ridere, troppo ridere. Si scopre poi che una delle persone della baita è uscita fuori di testa perché il figlio lavorava al campo con questi ragazzi ed è stato incolpato dell'omicidio di questa ragazza e quindi lui si è impiccato e la madre è uscita fuori di senno. Praticamente si vede che lei parla sempre con una persona che io non ho capito se poi nella realtà è il figlio morto, se un fidanzato immaginario, non l'ho capito. Se qualcuno guarda la sedia, per favore ditemelo perché non ho capito. Comunque, e appunto si vede sempre questa signora che è sempre accompagnata da questo tizio. Tipo, lei parla sempre con lui. Se le si alza da una stanza, lui lo segue. Se qualcuno tipo sono in gruppo e tutti parlano e lui parla, nessuno se lo considera minimamente, soltanto lei da retta, perché alla fine lo vede soltanto lei, perché appunto è una sua immaginazione questa persona. Però mi ha fatto troppo ridere perché c'erano delle scene in cui tipo era troppo evidente. Ad esempio ve ne dico una che mi ha fatto morire dalle risate, ovvero che in pratica c'è un tizio che ha deciso di interrogare tutti e quindi chiama una persona alla volta e lo fa sedere in una sedia, appunto così li interroga. Allora praticamente noi vediamo che c'è questo tizio invisibile che è seduto nella sedia, che questa qua è stata una scena troppo evidente, l'hanno fatto capire troppo, e in pratica intanto la persona che interroga è una testa calda. Diciamo che si arrabbia facilmente se una persona gli va contro, cioè in base a quello che dice mi sembra anche giusto. Comunque, allora questo tizio è invisibile, seduto nella sedia e inizia a prendere a parole questa persona, tipo, cioè, gli dice di tutti i colori. Allora praticamente nessuno se lo calcola, arriva la tizia che è soltanto lei che lo vede, e quello che interroga gli dice, tipo, siediti. Cioè, tipo, il tizio è ancora nella sedia, e quella dice, siediti. E tipo, si vede il tizio che tipo sbraita, il tizio invisibile, tipo, si inizia a lamentare del fatto che gli sta dicendo di andarsene, tipo, cioè, lo prende a parole. Però comunque, cioè, nessuno lo guardava, nessuno lo sentiva. Cioè, era troppo evidente come cosa, perché comunque lui era tipo, quella tizia gli ha detto di sedersi, ma era ovvio che la stava facendo accomodare perché non c'era nessuno. Questa qua è stata una scena che proprio mi ha fatto morire. Perché comunque raccontarla così magari sembra un po' confusionaria, però vedete perché fa troppo ridere, cioè mi ha fatto morire. Sarà che magari il fatto è che, cioè magari se una persona non lo sapeva, tipo magari pensava che lo stessero semplicemente ignorando, oppure tipo un'altra scena che mi ha fatto troppo ridere, sto dicendo tipo una volta un bordello di volte. Una scena che mi ha fatto troppo ridere è stato che la signora che immagina questo tizio era dentro casa, mentre tutti, compresi il tizio invisibile, erano fuori a parlare del fatto che lei avesse una pistola. E tipo, lui inizia a dire: ma alla fine lei la pistola ce l'ha data. Tipo, non se l'è considerata nessuno e loro parlavano come se. Cioè, non lo so, faceva troppo ridere. E quindi ve lo consiglio, perché comunque, cioè, vi consiglio di vedervela questa cosa. Magari, vabbè, ormai che ve l'ho detto, lo sapete. Però chissà se magari voi avreste intuito questa cosa. Perché comunque, cioè, secondo me è fatta in maniera troppo esagerata che lo fa capire subito. E quindi, cioè, sta cosa a me ha fatto troppo ridere. Ho detto, no, devo dirla. Cioè, è proprio imbarazzante il fatto che non se lo consideri mai nessuno. Cioè, infatti io all'inizio dicevo, ma sto tizio a che è odiato da tutti, che lui parla e nessuno se lo calcola e tutti lo ignorano. Poi ho detto, ma facciamo che è un'invenzione della sua mente. E infatti così è stato. E niente. Questa era la seconda stagione di Slasher. Fatemi sapere se la vedete, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa cosa del killer, che a me fa ridere. Magari sono io che ho una risata molto facile, nel senso che rido per cazzate, non lo so. E niente, ci vediamo al prossimo video, o con la terza stagione o con qualcos'altro, non lo so. Vi mando un bacio. Bye bye.